stamattina siamo svegliati presto, andiamo su, andati in punta, una bella esperienza comunque, andare in punta a Monviso, sempre la montagna di casa, fa sempre piacere, il tempo anche se non sembrava ci ha accompagnato fino alla fine, è stata proprio una bella giornata, suonare in punta sempre, è sempre stata un'emozione, praticamente io ho suonato per anni come allievo di Sergio Barato, quindi nel grande orchestra Citane. Un giorno mi ha chiamato Sergio e mi ha proposto di andare a me col fatto che, essendo un suonatore, è principalmente alpinista, più alpinista che suonatore. Quante volte hai fatto il Monviso? Con oggi sono 9 volte. Quindi la prima volta che una Ghironda viene suonata in punta al Monviso. E quindi ho suonato 600 perché giustamente l'inno occitano e tutto, poi il Brande Chevaux che è un brano del 1500, tradizionale, molto carino della sentiera che è da ballare, quindi ovviamente questo Monviso la parte ballata mancava un po'. Ma l'idea di portare la Ghironda in cima al Monviso è nata un po' per scherzo, poi è stata approfondita e costruita dallo staff del Festival Occitano. In effetti è un simbolo estremamente significativo per questo territorio. Monteviso è un monte di riferimento per le nostre terre. Il messaggio è: in questo momento storico penso che possa andare anche al di là dell'evento artistico, musicale in sé. Un messaggio di unione, di fratellanza. Se ci rifacciamo alla tradizione occitana, in effetti i confini degli stati nazionali che oggi conosciamo non esistono, si perdono, perché dalle vallate torinesi e cuneesi si arriva attraverso la Francia fino ai Pirenei, e quindi ci piace anche che quest'anno, in questo momento difficile per l'Europa, Occitano sia anche il simbolo di questa antica fratellanza, di questa antica cultura che univa i popoli di diversi paesi europei in un unico sentimento, in un'unica tradizione culturale. Per noi guide e soprattutto cittadini delle valli Occitano è un festival che ci raggruppa tutti, tocca le basi della nostra cultura, la musica, il sistema di fare festa. È chiaro che, almeno per quanto mi riguarda, partecipare a un concerto in cima a Viso vuol dire andare a toccare proprio fino in fondo quella che è la tua terra, in quanto Viso per noi è casa. Cioè. Sì, poi il vantaggio sicuramente è il fatto che andare in punta Viso vuol dire diventare territorio davvero, e quindi diventare promozione del territorio e andare oltre a quello che può essere un festival musicale fine a se stesso, insomma. No, siamo contenti che riportare che vada tutto bene, che sia andato tutto bene. E naturalmente è sempre una preoccupazione grossa questa, tutte le volte che saliamo al Viso, tutte le volte che accompagniamo, poi sicuramente ha uno scopo culturale forte, Ludafin loro lo portano avanti con molta efficacia e questo è una bella cosa.